Piange perché desidera essere vivo. Perché non sa... Ma chi sono? Alle volte, quelli che si comportano bene come loro, ringiovaniscono. Allora significa che sono pronti per il paradiso. A tutti gli uomini, liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini supremi della patria, senza pregiudizi né preconcetti. Facciamo appello perché uniti, insieme, propugnino nella loro interezza gli ideali di giustizia e di libertà. Macchina di proprietà, polizza vita, fondo pensioni generali e banco posta. Lei? Negozietto. E basta. Casa? Di proprietà. In affitto. Non mi interessa. La cassa è e deve restare organo tecnico finanziario, senza immettervi dentro uomini politici e rappresentanti di partito. O così, o la cassa sarà un nuovo ente, uguale a 100 altri. Con qualunque persona stessi ho chiuso subito il rapporto e questo significa che il mio amore è onesto e sincero verso di lei. Lo Stato nazionale, unico Dio, armato e forte, protetto da ferrei trattati, da valide alleanze, governato da classi privilegiate, appoggiato al capitalismo, pronto a preparare nuovi tormenti bellici per terra, per mare e per aria, perché non vede al di là delle frontiere che nemici e avversari e al di qua della sua nuova stragrande potenza. Questa è la verità. Non è assolutamente vero. Che ne so, un piano medio di San Pio. In onda domani, 18 gennaio, in prima serata su Rai Storia. È superfluo dire perché non ci siamo chiamati Partito Cattolico. I due termini sono antitetici. Il cattolicismo è religione, è universalità. Il partito è politica, è divisione. Fin dall'inizio abbiamo escluso che la nostra insegna politica fosse la religione e abbiamo voluto chiaramente metterci sul terreno specifico di un partito che ha per oggetto diretto la vita pubblica della nazione. Che dolore ci dà, giuro che non ci ho dormito, non ci ho dormito. Come fate il paradiso? E chi lo sa, noi apparteniamo al purgatorio. Per me è venuta l'ora della prova. E io sento che il mio dovere nel campo politico è oggi il silenzio. Per noi lo Stato non è religione, la rispetta. Per noi la nazione non è un ente spirituale, assorbente la vita dei singoli. Hai da spegnere? No, da accendere. Sì, accendere, facile. Da accendere ce l'ho anche io. Disposto a sbagliare. Mario Aglialoro. Ma che razza di nome ti sei scelto, Calò? Cammina, cammina. Ma prima era un'espressione molto, come dire, brutta. Capisco. Potrebbe dire cupa. Tore wizeko storie, iego nanza ye. Chitorista si, zaspra. Lì mi è venuta la passione per la marcia. Anche gli amici della Democrazia Cristiana non dicono alle loro masse tutta la verità. Non sanno superare la paura delle verità e quella della libertà. Ciò dipende in fondo dallo spirito della partitocrazia, che ha invaso tutti.